quando miei discepoli compiere la loro missione e lasciare questo mondo, gli uomini di mente perversa verranno che, per ignoranza o la violenza, sarà abolito in futuro molte delle parole che dico ora, e questi uomini diranno: Gesù disse questo, e quello che dicono sono bugie, e insegnare nel mio nome false dottrine, e questi uomini erbacce lanciato tra il buon grano che ho dato loro i miei discepoli per disperdere in tutto il mondo. In quei giorni la verità di Dio dovrà sopportare essere contraddetto dai peccatori, perché questi uomini sono servi di Satana. Ma verrà il momento in cui tutto ciò che hanno nascosto sarà rivelato e rilasciato, e la verità vi farà liberi tutti gli eletti di Dio che sono stati legati. Gesù andò a Gerusalemme e ha incontrato un cammello fortemente caricati con il legno. Il cammello non poteva trascinare giù per la collina. E il suo proprietario, battuto e crudelmente maltrattato il povero animale, ma non poteva far avanzare l'animale, Gesù lo vide, disse: perché colpisci tuo fratello? L'uomo rispose: non sapevo che fosse mio fratello. Non è forse un animale da soma, fatto per servire il mio scopo? E Gesù disse: Dio ha creato la stessa sostanza di questo animale. I vostri figli e tutti gli esseri umani che abitano la terra. Il cammello e i vostri figli hanno lo stesso soffio di vita che tutti noi riceviamo da Dio. E l'uomo era assolutamente stupito da queste parole. L'uomo arrestato montare il cammello e liberato da una parte del suo carico. Così il cammello salì la collina, Gesù era dietro il cammello, e lui non si è fermato fino alla fine della gita di un giorno. Il cammello riconobbe Gesù perché si sentiva l'amore di Dio in lui, e l'uomo voleva sapere di più sugli insegnamenti, e Gesù gli insegnò volentieri, e l'uomo divenne un discepolo di Gesù. E Gesù, di andare a Gerico, ha incontrato un uomo con i giovani colombe ed una gabbia piena di uccelli aveva catturato. E Gesù vide l'afflizione di questi uccelli perché hanno perso la loro libertà, oltre a sopportare la fame e la sete per parecchi giorni. E Gesù disse all'uomo: che cosa fare con loro? E l'uomo disse: io vivo dalla vendita di uccelli catturati nella mia gabbia. E Gesù gli disse: che cosa ne pensi se qualcuno più forte o più intelligente di te ti cattura e afferrare con una catena di una gabbia tua moglie, i tuoi figli? E questa persona sarà gettato in prigione tutta la famiglia per venderli come schiavi a proprio vantaggio e per la vendita della vostra famiglia il loro sostentamento e guadagnare soldi. Queste creature sono i tuoi fratellini, solo che sono più deboli di te. Dio si prende cura per gli animali come Dio si prende cura per gli uomini che obbediscono alla legge. È necessario liberare i tuoi fratelli, che sono le colombe, per esultare in Dio e cercare di non farlo più. Invece, si deve lottare con onore e guadagnarti il pane. E l'uomo era stupito le parole che Gesù ha detto, il potere di Gesù. E l'uomo, gli uccelli si libera. Gli uccelli, per essere rilasciato dalle gabbie, volarono a Gesù e si riposarono sulle spalle di Gesù. E cantato a lui Gesù. E l'uomo ha chiesto di più su suoi insegnamenti e lui se ne andò, imparando cesti. Con il suo lavoro ha guadagnato il suo pane e lo spezzò le sue gabbie e trappole e divenne un discepolo di Gesù. Molti mi diranno il giorno del giudizio, quando vengono sollevati dai morti per ricevere pena per la sua mancanza di pentimento: Signore, Signore, noi abbiamo annunciato la vostra verità al mondo,
Ma io vi dico, no, la verità si è annunciato al mondo, era una bugia creata da te per ingannare gli eletti di Dio, falsi cristiani, cercando di convincere gli altri che la loro verità è l'unica verità e non hanno cercato di sentire quale fosse la volontà di Dio. La fede senza amore per i fratelli, uomini e animali, è morto. L'amore è il compimento della legge. Dio ha dato per mezzo di Mosè 10 comandamenti. I suoi genitori dissero: questi comandamenti sono duri e non potevano obbedire a Dio. Quando Mosè vide questo, ha avuto il suo popolo e lui non voleva che il suo popolo ad essere distrutti per la loro disobbedienza alla legge di Dio, e poi diede loro 10 volte 10 comandamenti. Meno difficile per loro di obbedire una parte della legge. In verità vi dico, Mosè non avrebbe avuto bisogno di dare al suo popolo 10 volte 10 comandamenti. Ma ho dovuto fare perché i loro antenati non obbediscono alla legge di Dio. E Mosè disse al Signore: il mio cuore è pieno di tristezza, perché il mio popolo è perduto, perché non riescono a capire la tua legge, sono ignoranti e non riescono a capire i comandi. Sono come i bambini che non riescono a comprendere le parole di suo padre. Signore, che io posso dare loro da altre leggi in modo che il mio popolo perisce, se non possono essere con voi? Signore, che il tuo popolo non opporsi alla tua parola in modo che possano sopravvivere quando è arrivato il momento e sono pronti per le parole sacre, si rivelano loro la tua santa legge. Gesù disse: per questo motivo Mosè spezzò le due tavole di pietra che sono stati scritti 10 comandamenti e diede loro 10 volte 10 comandamenti sul posto. E questi 10 comandamenti i farisei e gli scribi, fatto un centinaio di volte 10 comandamenti, e hanno messo sulle spalle carichi pesanti. Dio ha ordinato i suoi antenati non uccidere, ma il cuore dei loro antenati indurito e hanno ucciso gli uomini e gli animali. Mosè chiese ai suoi antenati non uccidere uomini e ha permesso loro di uccidere gli animali. E il cuore dei suoi antenati indurito ancora di più e hanno ucciso gli uomini e gli animali. Per la vita che viene solo dalla vita e la morte è sempre la morte.